Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Quest'oggi parliamo di Automobilista 2. Allora ragazzi, è stata rilasciata la nota di sviluppo di novembre 2023 per quanto riguarda Automobilista 2 e Renato Simioni, come al solito, ci rilascia un corso di Python da quanto è lungo la nota di sviluppo. Ma c'è una cosa che io non ho mai visto così tanto. Guarda, adesso vi faccio vedere. Guardate qua. Cioè, questo l'ho fatto rapidamente, quanto per farvi capire quanto è lunga. Togliendo il 50% di filosofia di Simioni che non ce ne frega nulla, perché giustamente il CEO deve spiegare, deve fare la filosofia, da dove parte, l'idea, lo sviluppo, eccetera. Ci sono io qua per farvi un po' la sintesi. Allora, ovviamente ho preso appunti, ragazzi, scusatemi, stavolta devo leggere perché c'è troppa roba. Allora, intanto facciamo un salto indietro per quanto riguarda lo sviluppo di Automobilista 2. Mi ricordo benissimo le parole di Renato Simioni che dice: ah, ma Automobilista 2 non è un simulatore, non abbiamo la pretesa di essere bla 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 bla. Fanno uscire la 1.5 a luglio e gridano: eureka, abbiamo trovato, abbiamo il simulatore, adesso vedrete che... No, non hanno risolto quelle defiance di comportamento dell'auto che potevano farlo proclamare un simulatore degno di questo nome. Attenzione, non sto dicendo che fa schifo, sto dicendo che rispetto a quello che dichiara Simioni, la grande fisica di Automobilista 2, per quanto riguarda il mio modestissimo parere, ancora non è all'altezza di altri, ok? Non che fa schifo, io mi diverto, cioè io ci gioco sempre ad Automobilista 2, e anzi trovo che ci sono delle cose coerenti, ma ce ne sono altre che lasciano un po' il dubbio, bisogna dire quello che è. Ma aprendo il codice si apre il vaso di Pandora, e Simioni e i suoi amici, quando amici di sviluppatori, quando guardano nel codice è come nel film di Pulp Fiction quando aprono la valigetta, uguale, aprono e scoprono le vere potenzialità di questo codice. Vi ricordo che hanno comprato da Slide Mati Studio Project Cars 2, quindi non è che l'hanno costruito loro, hanno modificato, l'hanno migliorato, eccetera. Ma quando sono andati a scavare si sono resi conto di tante cose. E che cosa succede? Succede che si mettono a lavorare per 5-6 mesi senza dire nulla, senza fare nulla, nessuna comunicazione, nessuna patch, niente. Cambiano mindset e cambiano obiettivo. Punto primo, non siamo qui più per fare contenuti da vendere e mettere in DLC e fare soldi, ma bensì siamo qui per migliorare, ok, quello che abbiamo già. Siamo qui a questo punto per cercare di imporci sul mercato dei simulatori. Eh sì, perché adesso si inizia a parlare di simulazione. Le parole di Simioni, non le mie. Ovviamente io non vedo l'ora di provare questa 1.5.3, ragazzi, perché spero che le parole sue e quello che ci sta facendo sperare con questo corso di Python che ci sta presentando come nota sia veramente degno di nota, che uno dica: caspitina, adesso sì che parliamo seriamente. E quindi di conseguenza cambiano, come dicevo, mindset, si concentrano su sviluppare quello che hanno, migliorare, affinare, d'accordo, per ottenere che cosa? Per ottenere cosa? Due modalità di sviluppo. La prima, per quanto riguarda la possibilità da questo momento in poi di creare dei contenuti di un certo spessore, ma soprattutto di migliorare quello che hanno, come dicevo. Nello specifico, cosa troveremo in questa patch 1.5.3? Troveremo il pack di tracciati storici, e sarà la seconda parte, dove troveremo Barcellona del 91, Interlagos del 91-93, Montreal del 91, perché pensano che sia giusto presentare delle varianti di circuiti di anno in anno, perché ad esempio Interlagos 91-93 dal 91 al 93 ha subito delle variazioni, soprattutto quel famoso Gran Premio di Senna in cui ci sono state modifiche delle vie di fuga e anche della topografia, per non parlare di Montreal che ha completamente cambiato rispetto all'88, come ad esempio l'abbassamento di cordoli e la riduzione di certe curve. Parliamo anche di Barcellona che ha subito delle grosse variazioni dal 91 a oggi. Quindi vogliono presentare appunto queste varianti e non credo che si fermeranno qui, proprio perché Automobilista 2 si basa anche sulla una grossa parte storica. Vi ricordo che su Automobilista 2, se volete prendere la MP4 di Senna e correre a Suzuka nel 91 in ottobre, se in quel giorno pioveva sul circuito, pioverà. Se poi c'è un'evoluzione del meteo, cambierà.
quindi è questa la figata anche di Automobilista 2. Dopodiché Simeoni parla di Formula High-Tech. Negli anni 90 è avvenuta una rivoluzione per quanto riguarda il mondo della Formula 1 con l'avvento della tecnologia, quindi l'high-tech. In particolare l'ABS, il traction control, il launch control e le famosissime sospensioni attive che avevano tolto di mezzo le molle e gli ammortizzatori tradizionali in favore di attuatori idraulici controllati elettronicamente. Cioè, pensate alla rivoluzione. E infatti l'introduzione delle auto MP4, 6 e 8 rappresentano proprio l'apice e la fine di questa era, perché vi ricordo che le sospensioni attive sono state tolte all'epoca proprio perché era una rivoluzione pazzesca che cambiava proprio il modo di correre in Formula 1. Non finisce qui, perché arriva anche uno sviluppo per quanto riguarda l'audio. Simeoni sottolinea anche che sono state fatte delle campionature di auto dell'epoca che mi fanno rizzare il pelo, ragazzi. Ok, e questo l'intenzione che hanno con le migliorie del sound. Infatti nella 1.5.3 è stata posta una particolare attenzione, enfasi proprio per migliorare l'aspetto audio delle auto, proprio per l'engagement e per l'immersione, che è cruciale in un simulatore. Immaginate, avete una bellissima 488 e poi come suono del motore ci avete un suono di una zanzara. L'audio è di fondamentale importanza. L'hanno capito, anche se devo dire che Automobilista 2 non era tanto male già così, anche se secondo me certi sound esterni sarebbero stati belli da metterli all'interno. Vabbè, questo è un mio pensiero personale. Quindi il focus sul realismo audio è una delle parti principali che troveremo anche nella 1.5.3. E poi vediamo la parte, quella che ci interessa di più, la fisica di gioco. Sulla fisica di gioco sono stati apportati importanti aggiustamenti, con particolare attenzione sulle dinamiche dei pneumatici e alla simulazione aerodinamica, incluso un lavoro significativo sul battistrada dei pneumatici. Per farla breve, sono stati rivisti i calcoli per quanto riguarda molle ammortizzatori e sul comportamento che hanno e che influenzano la carcassa dei pneumatici, perché ovviamente la carcassa del pneumatico, in base a come si deforma, viene ad influenzare la guida della macchina. Inoltre hanno costruito una complessa rete di coefficienti di calcolo di attrito e proprietà termodinamiche. Questi coefficienti definiscono una finestra ottimale di lavoro a livello di temperatura dei pneumatici, quindi questo verrà a influenzare ovviamente le capacità di aderenza che hanno i pneumatici sulla pista. Avrà un impatto sulla guida, perché ovviamente questi coefficienti è una buona modellazione di quello che è il battistrada della gomma, del pneumatico, gli restituisce un migliore e fedele comportamento, appunto, che ha la sensazione che ha della gomma, anche del comportamento della macchina in generale. Quindi ovviamente queste sono le ripercussioni di questi calcoli, di questi coefficienti. Simeoni dice che ci saranno costantemente miglioramenti, perché è talmente complesso questo calcolo che probabilmente saranno ancora correzioni da fare. Anche l'aerodinamica viene rivista con maggiore sensibilità sull'imbardata e sul carico aerodinamico. Queste modifiche ovviamente avranno un impatto sul comportamento dell'auto, soprattutto in condizioni di scivolamento e di perdita di aderenza. Ovviamente l'impatto di come sarà realmente dobbiamo aspettare di provarlo e magari avere anche spiegazioni più dettagliate in merito a questi cambiamenti aerodinamici che ci stanno proponendo, e soprattutto di quello che è la termodinamica della gomma in generale, soprattutto di questa variazione delle carcasse, delle finestre di lavoro di temperatura. Sarà molto interessante soprattutto sulla gestione di quelli che sono i setup e il proprio stile di guida, secondo me. Quindi questo da vedere. Una cosa che mi ha particolarmente colpito, ragazzi, è la fisica sul bagnato. Nell'aggiornamento che ci stanno per proporre si parla di gestione di saturazione di acqua, cioè l'esperienza di guida oggi sul bagnato, se prendiamo un simulatore, è molto generico, cioè hanno la tendenza, ma non è una regola assoluta, che piove, ok, il tracciato ha più o meno in modo uniforme la stessa aderenza, ok? Qui invece parlano di saturazione d'acqua. Quando una gomma raggiungerà la saturazione d'acqua, cioè stiamo parlando che quando una gomma in traiettoria si satura d'acqua, avrà meno aderenza che se andate nella parte fuori traiettoria.
Questo aumenta il realismo perché succede nella realtà. Molti, per trovare trazione, oltre a fare short shift sul bagnato, vanno in alcuni punti fuori traiettoria, proprio per questo discorso di saturazione di acqua. Quindi pensate alle implicazioni che avrà per i piloti. Cioè, stiamo pensando che tu devi ripensare alla tua gara mentre stai gareggiando, devi ripensare alla tua strategia mentre stai guidando, devi reapprendere a guidare mentre sei in gara. E questo stiamo parlando su una progressione di gara in cui ti puoi ritrovare a avere un temporale micidiale con tanto di acqua, e quindi pensa alle condizioni. E siccome c'è il life track, d'accordo, può cambiare radicalmente e tornare all'asciutto, ok? Più questo realismo di saturazione di acqua. Secondo me questo, per le dinamiche di gara, per la scelta e la gestione delle gomme, la scelta di entrata in curva, frenata, eccetera, ristudiare in questo modo qua, cioè nella complessità aumenterà sicuramente quello che è il divertimento per quanto riguarda la simulazione in pista. Non solo questo, ma anche il fatto che sia legato ad un realismo meteorologico che mai si è visto in precedenza. Simeone dice: io ho uno strumento pazzesco, lo devo sfruttare. Quindi gestisce dinamicamente l'accumulo di acqua, d'accordo, per quanto riguarda le pozzanghere. Cioè, la pozzanghera viene creata, però se piove cresce, quindi e questo cresce in base alla durata della pioggia, ma diminuisce anche in base al numero di macchine che ci sono in pista, chi passa lì dentro, l'aquaplaning che è pazzesco sull'automobilista 2. Cioè, pensate a come può influenzare una pozzanghera che vive da sola, cioè vive la sua vita lì: io sto accumulando acqua, quindi cresco. Cioè, è pazzesco. Uno potrebbe dire: vabbè, ma è normale, ma non lo fanno tutti, ragazzi. Non lo fanno. Ci sono dei simulatori in cui piove, però non è che si riempie d'acqua, che non... Invece su Automobilista 2 succede così. E effettivamente le chiazze d'acqua presenti sui tracciati già oggi hanno una propria vita, diciamo. E invece questo e con questo aggiornamento lo hanno ancora amplificato e sistemato. Quindi pensate all'impatto che ha sulla guida e le sfide che si aprono. Mamma mia, incredibile, bellissimo. Passato questa parte molto interessante della fisica, però arriviamo a una parte che secondo me non è meno importante. Stiamo parlando dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Devo dire la verità che l'intelligenza artificiale, la IA di Automobilista 2, non è male, e invece qua hanno deciso di migliorarla nuovamente. Sono stati fatti dei progressi significativi sullo sviluppo, sono riusciti ad avere miglioramenti nella performance, nel comportamento di gara e nelle strategie di pit stop. Cioè è come se la IA dice: aspetta, lui si è fermato prima, quindi mi vuole fare l'undercut, tipo robe del genere. Mancherebbe solo la IA adattiva in base alle tue performance, come succede su Horizon, che è fatto molto bene. E dopodiché arriviamo alla parte un po' dolente: lo sviluppo del multiplayer. Purtroppo non si sono focalizzati per quanto riguarda il multiplayer. Riconoscono che ci sono enormi problemi, no? Perché se no andavo a piedi arenato, che cazzo dici, che è un bordello il tuo multiplayer. Purtroppo hanno fatto il debug di alcune cose, sono riuscito a risolvere, però sono cosette che dichiara Renato. Simeone ammette che questo aggiornamento non è significativo per quanto riguarda le risoluzioni di questi bug. Comunque è stato introdotto una specie di registrazione dei bug in multiplayer, da quello che ho capito. In più ci sarà la possibilità di poter segnalare in modo dettagliato direttamente al team quali problemi si riscontrano, e in più ci sono altri piccoli miglioramenti generali. Quindi, ad esempio, hanno introdotto altri modelli di safety car, c'è l'animazione alla testa del pilota per migliorarne, diciamo, il movimento realistico, migliorato anche il replay, è stato migliorato il live track, dove hanno introdotto segnali visivi audio per quando si guida fuori traiettoria. Cioè, tu sei fuori traiettoria, si sente... Mamma mia, figata sta cosa. Sono stati migliorati anche i danni e le animazioni, perché mancavano alcuni pezzi delle auto, quindi le hanno sistemate. Hanno migliorato qualche shader proprio all'ultimo momento, da quello che scrive Renato Simeoni, per quanto riguarda l'aspetto visivo delle scintille, che è sempre una cosa in più, che è fighissima, anche R-Factor 2 l'hanno messo. E poi conclude con i piani futuri di sviluppo del 2024 ed oltre, menzionando la possibilità di una revisione completa della GUI, quindi la parte della interfaccia grafica per quanto riguarda l'utente,
aggiornamenti sul motore del rendering, che è già comunque fighissimo, un sistema di gestione dei contenuti, uno strumento server dedicato per il multiplayer e l'aggiunta di nuove funzionalità e autopiste. Questo è quanto è il libro lasciatoci da Renato Simioni per quanto riguarda la nota di sviluppo. Quali sono le mie conclusioni a questo punto? È che è una figata pazzesca, ragazzi, perché magari sarò stato molto arzigogolato nello spiegarvi tutto quello che succede, però se facciamo una sintesi, stiamo parlando di un nuovo pacchetto DLC storico, la formula iTech, stiamo parlando di nuovo sviluppo audio, fisica del gioco, aerodinamica e termodinamica, stiamo parlando di fisica sul bagnato, stiamo parlando di pozzanghere che vivono, che ballano i balletti sulla pista, stiamo parlando di sviluppo dell'intelligenza artificiale e qualche miglioria sul sistema multiplayer con un sistema per raccogliere le informazioni per cercare di risolverlo e correzioni generali che safety car, animazione alla testa, replay, live track, danni, le scintille e altre correzioni minori e in più la parte di sviluppo del 2024, tra cui ho, come vi ho detto, i server dedicati multiplayer, che questa è una parte molto molto interessante. Quindi ragazzi, se questa sintesi vi è piaciuta di questo corso di Python accelerato Automobilista 2, lasciate un pollice in su, non esitate a lasciare un commento, ditemi che cosa ne pensate, ricordatevi di iscrivervi al canale, noi ci vediamo prestissimo, da Fabrice è tutto, un abbraccio, ciao!